Juventus Atletico Madrid, io ho già dato il mio, i miei pronostici. Star Vegas, Scott, diverso di Lucky e Cristiano. Ah, o 0-1, vince l'Atletico 0-1, o vince la Juve 2-1 o 3-1. Occhio, al 90esimo, 93-94, arriva il gol dell'Atletico che bam, ti spezza le gambe. Storia recente della Juve lo conferma, Bayern Monaco, Real Madrid l'anno scorso. Quindi, ogni giorno. Comunque, staremo a vedere. E benvenuti a casa. Siamo anni al sole. Sappiamo gioire, sappiamo soffrire, sappiamo stringere i denti. Sappiamo perdere in finale di Champions. Dono anche quello. Oddio, c'è Caressa. Il buio ha ceduto il passo a una luce prima flebile, poi sempre più forte. Uomini c'è Caressa, porta sfortuna. Perché il dolore è l'inizio della guarigione. Poi si sono radunati, abbracciati, sostenuti. La squadra ha cercato le sue certezze. Ha guardato negli occhi i leader, quelli che ora la devono trascinare. Una carezza alla scarpa di CR7, che oggi può diventare reliquia. E solo un pensiero in testa. Non gridato, quasi masticato, no, tanto per dire, macinato nei giorni di attesa, con il rispetto dovuto a un grande compagno, un grande allenatore. Comunque, Ciolo, a chi también, l'ho comprata, dall'Allianz Stadium di Torino. Buonasera, Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Ci siamo, è non l'avevo mai fatto prima. Che sembra difficilissimo, l'ho comprata. Che parte dai due gol. Questo è l'urlo nostro. Decennie. Anche Saul glielo ferma, ma con un fallo. Ma no, cosa stai dicendo? Non ha fischiato. Anzi no, l'abbiamo lasciato correre. Ma allora, adesso cielo, dentro cosa il pallone, si fuma? Bernardeschi si gira, vuole ricominciare. Bravo Spina, cerca, bravo, bravo. La grande azione, Matuidi la tocca. Non la tocca Ronaldo, che all'interno dell'area di rigore poteva dare la decisiva deviazione. Visto dove ha difeso Coutinho, a due metri dalla riga della propria porta. Dentro. E anche Spinazzola, sul primo palo Spinazzola la tocca, poi arriva Chiello, no, sul portiere, sul black, protesta Chiellini, l'arbitro ha fischiato credo dopo che il pallone era entrato e quindi c'è la possibilità di vedere il VAR. Credo che abbia fischiato dopo che il pallone aveva superato la linea, non l'aveva tenuto bene Mandzukic. Aspettate, no, lo ripete al VAR e basta. Arrivo Black e secondo me la perde lui, La perde lui assolutamente, la vediamo. La perde lui, infatti non chiede neanche fallo. Ecco, bisogna capire l'intervento di Ronaldo, se va a colpire il portiere. Qui c'è stata questa carambola, lui ci arriva. Ricci, Ronaldo ci arriva. Sai che non ha il possesso del pallone il portiere? Perché non ha una mano, la palla non è a terra, il possesso c'è se c'è una mano del portiere, però poi lo tocca dopo Ronaldo e potrebbe evidentemente aver fischiato quello. Io mi è sembrato che il fischio fosse arrivato, se il fischio è arrivato prima non si può usare il VAR, se è arrivato dopo c'è la possibilità di osservare il VAR e infatti il VAR è in corso, VAR è in corso, arriva adesso la comunicazione. Non lo so, non saprei valutare. Si comincia subito con una grande emozione e una lunga attesa. Qui rivediamo, tocca sicuramente il pallone, poi finisce addosso al portiere, ma il VAR conferma, gol annullato. Meglio, meglio, va bene. Ha valutato il carica al portiere, carica secondo, portiere il secondo contatto, perché arriva sul pallone ma poi gli finisce addosso. E per meglio quello così. L'arbitro ha valutato falloso il secondo. Bernardeschi prova a farsi vedere, Bernardeschi quasi zona tiro, attraverso il secondo palo. Cristiano! Dai, dai! Questi sono i gol della Juventus sul secondo palo, dove arrivano i grandi saltatori di testa. In questo caso, dai, Cristiano! Un giocatore straordinario, finalmente. Che queste partite non le sbaglia mai e sblocca la partita. Assist di Bernardeschi, mamma che palla che ha messo! Bellissima, con coraggio a metterla dentro. Almeno abbiamo segnato in questa Champions per Ronaldo. È arrivato il momento caldo, quello delle partite decisive, dove lui si esalta. 23esimo gol contro l'Atletico di Madrid in carriera.
proprio in testa a Juanfran. Lui si è spostato, è andato a prendere quella posizione. Ma che pennellata mancina da parte di Bernardeschi. Come Bernardeschi mette di quei palloni. Colpo di testa di Emre Can, poi quello di Cancelo. Poi detto ancora, bellissima. No, non devi dargliela lì. È intervenuto di forza ancora. Bravo, che geni. Sentite che urlo. Arriva il traversone, lo mette fuori Godin. Insiste la Juve che sta andando a 100 all'ora. Si rialza Griezmann. Emre Can sta facendo un partito. Spinazzola vuole l'1-2. Palla per Cristiano che parte. Cristiano sulla linea. Dentro per Spinazzola. Bravo. Spinazzola si gira. Cerca il traversone. La gira. Di Bernardeschi che ha provato la rimandata. E cosa gli ha insegnato a lui? Non gioca bene, sta giocando una partita straordinaria. Per intensità, per qualità, per imprevedibilità. Guarda che gesto tecnico in rovesciata. Palla non esce lontanissima. Mamma mia. Questa da parte di Bernardeschi. Non la colpisce proprio piena, Fabio. Mezzo esterno con questa rovesciata. Ma se la faceva così era il gol dell'anno. Colpo di testa di Emre Can. Poi hai spinato. Un po' di campo. Spinazzola lo prende tutto per il traversone. Cristiano, secondo palo Cristiano. Arriva sempre lui di testa lì. Ma che cosa ha fatto Spinazzola, Fabio? Lui è un destro, ma sa crossare benissimo di sinistro. Guarda Cristiano come stacca andando all'indietro, rimane su. Tantissimo, poi non riesce a indirizzarli, però almeno la pericolosità della Juventus e di Cristiano Ronaldo. Qui la giocata di Federico Bernardeschi. Ma gli occhiellini sta sanguinando. Koke. Arriva il cross, Morata si è liberato. E la sbaglia. Clamorosamente liberato dalla marcatura. Ogni volta si perde l'uomo sui colpi di testa. È incredibile, oh. È vero, perché qui spende il tempo Bonucci. Bonucci qui deve sentire l'avversario, deve sentire l'uomo. Invece se lo fa sfilare dietro. E qui la Juventus ha rischiato veramente tanto. Bonucci non è un difensore. Abbiamo visto invece la girata di Chiellini. Lì ha preso un'unghiata. È un buon centrocampista. E a terra. È finito poco tempo. Un giocatore della Juve ed è Mario Mandzukic, è rimasto a terra dopo lo scontro precedente a centrocampo. L'arbitro intanto ha detto che può bastare, ha mandato tutti a prendere un teccato. Ha mandato tutti. Come il metano e la benzina. Scopri l'unico SUV a metano. In curva sud, in curva sud. Per Spinazzola deve allungare la falcata, prova a battere Arias, lo salta secco, vuole tornare sul destro, eccolo ancora Spinazzola, ricomincia da capo il pallone per Pjanic che lo allarga, Emre Can centrale fuori, il pallone per Cancelo, bravo Cancelo così. Deve essere più deciso, deve trovare più traversoni, com'è questo? Oh, cosa ha preso Cristiano, cosa ha preso Oblak? E fallo contro la Juventus per fallo di gol, 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 Cristiano. Sempre lui! Mi sembrava strano non avesse preso! Cristiano, manco a dirlo! Ma chi è questo, Pepe? Ma nel gioco aereo è straordinario! Che personalità! Veramente sta trascinando questa squadra, lo stanno aiutando! Adesso non prendiamo! Molto bene! E ancora una volta su questo cross! Line Technology, che sta! Sì, era dentro, da qua si vede! Si intuisce, da qua si vede! Mamma mia, 5 centimetri dentro. C'è luce, c'è luce. Gol, gol. C'è luce. C'è luce, la Juve la riprende. 5 minuti sul cronometro. Adesso sono pari. E adesso comincia il peggio. E dentro Correa. Occhio Correa. Tatticamente cambia poco. Cambia che Koke va a sinistra. Cambia e che Correa dovrebbe andare a destra. Ed è più fresco. Bonucci. Cerca l'apertura, dai, trova ancora Cristiano Ronaldo, forza, qualche difficoltà a tenerla perché il pallone era rimbalzato alto. Se loro lo fa. Adesso l'abbiamo detto, sta per uscire, fa gol. Magari. Caressa. Arriva il pallone verso Mandzukic. Che riesce a prenderlo ma non a trovare la porta. Sì, perché era passato da Correa, lo attacca Matuidi, arriva a prendergli il pallone con grande recupero, con grande forza Pjanic, poi dentro per Moise. Moise posizione, vai. Moise che è da solo. Porco, no! Un pane, porco. Nove minuti. Ma tira di destro. Ha
apprezziamo lo smarcamento, Fabio. Ancora una volta, guarda, tiro col come destro. Viene incontro, sa di poter attaccare la profondità perché c'era grande spazio, la controlla col petto e poi col sinistro, la va a incrociare, non trova la porta, ma lui lo sa che la sente quella situazione. Che occasione per la Juve, per colossale, questo ragazzo del 2000. Ken fa la sponda, Cristiano la mette giù di petto, poi allarga a memoria, viene Bernardeschi di forza, uno contro uno di Bernardeschi, va via di forza, corre, accende la Federico Bernardeschi, taglia il campo Bernardeschi, rigore, oh, rigore, vai, vai, dai Cristiano, sbaglia questo rigore, 84, calcio di rigore, che forza fisica da parte di questo ragazzo, l'ha scelta molto bene. Oggi questa l'ha fatta proprio lui, il proprio allenatore Allegri, ci ha creduto in Bernardeschi che sta decidendo questa gara. Uno contro uno, non c'è copertura, non riesce a tenerlo Correa, poi lo lascia, diventa e poi quando invece continua a correre, qui inciampano i due, cioè, si incrociano le corse e c'è il contatto. C'è, credo, contatto Correa-Bernardeschi e poi Bernardeschi su se stesso. Perché Correa toccandolo, eccolo lì, gli tocca la gamba destra e quindi la destra va sulla sinistra. C'è quel contatto, nel primo replay si è visto. È un problema fare il terzo, perché devi fare subito il quarto. Perché questo è il 90esimo, ti fanno il gol e passa. Sbagliato. Se lo prendiamo al 90esimo. Tripletta, Fabio, tripletta. Qui non ha avuto dubbi, è andata ad incrociare forte, a spezzare il portiere. E quello è il problema. E a mettere il gol del 3-0. Ci vuole personalità, ci vuole veramente carisma. Tutto per fare questo tipo di partita e andare a tirare questo calcio di rigore. Cristiano Ronaldo. La tirata bassa. E adesso tenere per questi 4 più recupero. 3-0 Juve. Ma 3-0. Grazie per cacciarla. Poi si rialza e prende calcio di punizione. Super Bernardeschi. Super Bernardeschi. Vero. Molto bene. Qui la sua fisicità, la sua forza fisica. Questa la messa a disposizione della squadra in tutti i reparti del campo. Anche in questo momento. Dove serve saper resistere. E lui ci mette il corpo e va a subire fallo. 5 di recupero. 5. Il VAR lontana palla su. Lontana che c'è che 10 secondi, va via sì, Dybala. Porta sulla bandierina, è finita. Va ancora Dybala. Prova a saltare l'ultimo uomo, viene fermato. E la sfidata, mamma mia, perché sera come stasera non si possono dimenticare, non si dimenticano mai. Super Sport.